Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come punto secondo la maggior parte degli telespettatori del Grande Fratello 2023, sempre pronti su Twitter. Monia La Ferrera aveva il destino segnato all'interno dello spiato appartamento di Cinecittà e per via di una sua scelta. Si era allontanata da Massimiliano Varese ma poi ha ceduto. Ora si è esposta contro di lui online. Il pubblico non può credere ai propri occhi, praticamente nessuno si sarebbe potuto immaginare Monia La Ferrera prendere posizione a pochissime ore dalla sua eliminazione dal Grande Fratello 2023, che in rete molti attribuiscono appunto al suo rapporto con Massimiliano Varese. La sua storia social. È shock. Grande Fratello, Monia su Varese dopo l'eliminazione. Sarebbe potuta diventare un'eroina per chi chiede la squalifica dell'attore da mesi, se soltanto si fosse esposta di più al Grande Fratello 2023. Se inizialmente era entrata incuriosita di conoscerlo in un'altra chiave, dopo quasi 15 anni che non lo vedeva a seguito della loro antica rottura sentimentale, ed aveva iniziato a scambiarcisi dolcezze parlando di un ritorno di fiamma, Monia La Ferrera si è ricreduta. Diverse volte la 35enne si è detta infastidita dall'atteggiamento pressante di Massimiliano Varese nei suoi confronti, lo stesso di cui hanno parlato Heidi Baci e poi Beatrice Luzzi e per cui lo aveva spesso ripreso Alfonso Signorini senza sortire effetto. Fino a chiudere la loro seconda conoscenza, lasciando però sempre uno spiraglio aperto e pacifico che a molti fan non è piaciuto. Oggi, sembra abbia voluto dimostrare la sua posizione condividendo un tweet contro il suo ex. L'applauso di tantissimi spettatori. Monia è una bravissima ragazza. Forse è stato meglio così, perché nella casa era condizionata dal suo ex Varese che, in modo non troppo velato, la controllava nei gesti e nelle parole, si legge nel post che la modella ha riportato su Instagram. Insomma, c'è poco da aggiungere. A taggarla, l'esperto di gossip Amedeo Venza. Che invece l'abbia condivisa solo per gentilezza. C'è chi pensa questo, ma sono pochi. Fossi stata più coraggiosa ti avremmo salvata, meglio tardi che mai, dovevi esporti contro Varese, è inutile ora, si è bruciata il percorso con la fake ship, avete letto? Scrivono diversi fan su Twitter.